a giudicare dai vestiti di Anna e il paesaggio fuori dai finestrini, il meteo continua a cambiare, siamo in estate, immagino. Comunque, prima di continuare, una piccola cosa da comunicare. In pratica, Metro Exodus, un po' come Metro 2033, ha ricevuto un upgrade grafico. Il caso di Metro 2033 e anche Last Light, in realtà c'è la versione Redux. E qui per Metro Exodus c'è la versione Enhanced, almeno per PC, in realtà poi c'è la stessa versione, c'è anche per le console. E dovete sapere che quando io ho iniziato a giocare ho selezionato il gioco dalla lista perché pensavo, vabbè, Metro Exodus, Metro Exodus, avete già capito dove io sto andando a parare. Niente, mi sono accorto mentre ricontrollavo la mia libreria qui da GeForce Now che le due cose le considera separate, Metro Exodus e Metro Exodus Enhanced Edition. E io li possiedo entrambi, non so se acquistando la seconda poi ho avuto accesso retroattivamente alla versione originale o il contrario, non mi ricordo comunque. Il punto è che avevo iniziato quindi la partita di questo Let's Play con la versione di base, nessun problema, nessun dramma, ma accortomi di questa cosa ho deciso di continuare il resto della partita con la versione Enhanced. Solo che presumo, non ho controllato questa cosa ma sono abbastanza sicuro, che i file di salvataggio non sono compatibili. Quindi ho iniziato Metro Exodus la versione Enhanced, che è quella che sto utilizzando adesso e utilizzeremo per il resto della partita. Mi sono fatto uno speedrun in pratica della parte precedente già fatta, cercando comunque di raccogliere risorse, adesso non so se i numeri saranno gli stessi. Ho anche trovato un gadget che non avevo trovato nel Let's Play fino a prima, con la versione di base di gioco. E niente, ho notato un po' di differenze grafiche. Come ho già detto, la grafica non è fondamentale per il Let's Play e comunque non posso mettere i settaggi al massimo, però visto che c'è la possibilità di avere qualche miglioria, ho notato soprattutto per quanto riguarda le luci, allora perché non approfittarne? La tosse sembra migliorata. Non mi piace questo posto. C'è solo sabbia e caldo. Oh, sto da schifo qui. Un'auto! Ehi! Artio, un'auto! Andiamo. Diciamo che il nome nel sottotitolo spoilerà un po' la natura dei personaggi. Perché, insomma, la frase detta lì per lì non... insomma, c'è una donna... no, ok, dai. Diciamo che si sarebbe intuito lo stesso che... insomma, gente non ben intenzionata. Fate una ricognizione dell'area. Dobbiamo trovare quel maledetto bunker e andarcene subito dopo. Colonnello, potremmo avere qualche problema ad andarcene. L'acqua nella caldaia basta malapena per un tè e abbiamo anche finito il carbone. Capisco. Dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. Anna, Damir, ho un altro incarico. Cercate acqua e carburante. Sam, prepara gli uomini. Dobbiamo organizzare le difese. Ci vediamo. Cerca di fare attenzione, intesi? Artyom, dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto. Sembrerebbero dei banditi qualunque, ma non possiamo correre rischi.
L'auto era diretta al villaggio. A quanto pare lì hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni. Proprio quello che ci serve ora. Vai pure quando vuoi. Ok, posso parlare? La tua motrice può trainare il treno? Sì, ma molto lentamente e non per molto. Il motore è troppo debole per tutto quel peso. E non c'è rimasto ancora molto carburante. Beh, se avessimo abbastanza carburante, l'Aurora non avrebbe bisogno di aiuto. Davvero? Beh, si sono discorsi tecnici, un po' di sottofondo, non credo ce ne freghi qualcosa. Ma ha anche un rivestimento per le alte temperature. Sì, ok, mi allontano così posso parlare da solo. Che gran scemenza. Via libera. Ah, ho ancora quest'arma, è vero. Dov'è il... sì. Fatemi vedere un po'. Ok, non posso passare per di qua, devo passare da fuori. Comunque sì, che gran scemenza mandare Anna e Damir. Cioè, scusami, non gliel'hanno detto ragazzi, questi qui fuori che sono appena passati con la vettura, hanno detto ehi, c'è una donna. Quindi, cioè, come dire, capisco che qua fuori ci sono 20.000 pericoli, Anna ne ha passate tante, si sa difendere, tutto quello che volete, però... Cioè, se capiamo che la gente di sto posto c'ha un po' quell'obiettivo... Stai andando fuori? Dai un'occhiata qui. Guarda un po' cosa ho appena messo a punto. Ho svuotato un paio di proiettili incendiari riempiti di esplosivo. Ed ecco delle munizioni esplosive. Ah, puoi farlo anche tu. È abbastanza semplice. Non dimenticare di pulire regolarmente le armi con tutta questa sabbia. Sì, ok. Adesso non so... Vediamo al volo di scegliere una formazione. Comunque, beh, avete capito cosa intendo dire. È abbastanza stupido che Miller l'abbia mandata fuori. Come si chiama st'arma? Sì, il T-Car. Ah, Gatling, semplicemente. Non ho potenziamenti. Danni su alti. Però sai, a che cosa mi serve? È molto imprecisa, va bene quando ci sono le ordate di nemici che ti vengono incontro. Altrimenti no. Quindi fatemi mettere la bastarda. Così variamo un pochettino. Cecchino. Canna corta. I danni sono pochissimi però Se non c'è nulla che aumenta i danni. No Sai che conviene allora tornare di Kalash. Calcio pesante e impugnatura. Ma i coglioni. Eh sì. 4 per... Magari non sarebbe male. L'ideale sarebbe sull'arma silenziata. Andiamo così. Sì, non so se ho recuperato anche tutti gli stessi gadget, ovviamente rifacendo la parte in questo nuovo salvataggio, ma vedete, molta roba ce l'ho. E ho anche trovato... Le armi sono tutte pulite, sì. Anche trovato questo coso. Qui. Controllo della ricarica batteria. In pratica aumenta la durata della batteria. Punta sempre. Sì, non so perché c'è ancora sto tutorial. Sa che impressione per Artio. Ah, sì, non ha più il guanto pesante. Certo. L'ambiente lo richiede. Sa che... Impressione per Artyom vedere una roba del genere. Beh, anche per gli altri, non solo per Artyom. Qualche motivo, il furgone è entrato nel villaggio. Devo trovare quella gente e procurarmi dell'acqua per l'equipaggio, con o senza il loro aiuto. Eh sì, forse hanno pensato anche a questo. Ah, le risorse per proseguire con questo viaggio.
magari andare un po' verso di là. Un punto in alto per avere una visuale. Iniziare a scansionare col binocolo. Ma voglio pensare che il gioco manderà comunque da qualche parte. Intanto l'edificio con l'antenna? L'auto è andata in quella direzione. Ma fa attenzione là fuori. Non sappiamo cosa aspettarci dalla gente del posto. In realtà, sulla base di cosa ha detto quel tipo, potete un pochettino aspettarvi qualcosa. Ovviamente non è solo la frase in sé, ma insomma, il fatto che è stata detta in quel modo, in quel contesto. Non è che, non lo so, abbiamo incontrato una carovana nel deserto con uomini, donne e bambini. È tipo, ah, una donna, che bello, donna, simbolo di vita, possiamo prosperare nel villaggio. Che caspita ne so, una roba del genere. No, erano proprio due tipi in un furgone sgangherato da Borderlands. È tipo, sì, figa, che bello. What the fuck? Usciti proprio dalla sabbia? Oh, ma c'hanno i superpoteri? Rotola campo gigante. Lì era una bella imboscata. Tempesta di sabbia. Beh, anche qui ci sarà un casino di robe da esplorare per risorse, eccetera. E insomma, utilizzerò lo stesso approccio sul Volga. Per di qua. Sì, la pressione è abbassata. Dovrebbe essere da ste parti comunque. È meglio tenere gli occhi aperti. Comunque, fare quella parte a Yamantau con quella struttura così simile alla D6 mi ha anche fatto ripensare un po' a Khan. Chissà che fine ha fatto, perché non si sa. Nel gioco non viene detto. Cioè, proprio alla fine di Last Light, Artyom dice Khan sparì. Lo sa, quell'uomo era così strano. E paranormale anche. Ha le sue altre schifezze. Deserto è un posto parecchio ostile. Pure ste bestiacce sono anche qui. Ok, ci stiamo avvicinando. E caspita, con una torre del genere possono guardare in lungo e in largo. Oh, deve essere la tempesta. Beh, la cosa positiva è che può nascondermi. A proposito di nascondere, caspita, era un tutt'uno con la parete. C'hanno la mimetica ottica incorporata.
stiamo intercettando, Benone. Freno! È arrivato un cazzo di freno! Mi ricevete, cazzo! Oh, serve la maschera. Ah, forse non si respira nella tempesta. Beh, sì, ha senso. Comunque, se possiamo intercettare le loro comunicazioni, forse vale anche il contrario, quindi... meglio fare attenzione, Artyom dovrebbe comunicare questa cosa. È troppo bello il fatto che sparando con quest'arma si vede il cerchio di fumo. Non si vede proprio sempre, beh, dipende anche dalla luminosità sullo sfondo. Vedete? Cerchio di fumo che tra l'altro è anche stato spinto dal vento, sono quei dettagli fighi. Comunque sta torre non sembra utilizzata dai banditi locali. Trovare il modo di... aspetta, ora che ci penso, qui fuori c'era qualcuno che si stava arrampicando da qualche parte, non me lo so immaginato. No, forse si stava arrampicando in quanto mutante. Non l'avevo visto sto coso. C'è nessuno. Non posso. Che è successo? È stato attaccato? Accidenti a me. Che è successo al veicolo che inseguiva l'Aurora? Perché il conducente... serpenti. Sembra di sentire spari per via dei rumori della tempesta, però è un po' difficile essere sicuri. Ma mi sono immaginati gli spari? Ah, ci avete proprio la tana qui. Comunque il Tigar con le munizioni esplosive è interessante, ma così l'arma diventa l'esatto opposto di ciò per cui secondo me è molto utile. Forse posso togliere la maschera adesso. E cioè furtiva. Ok. Ho aperto l'arma dietro attraverso la porta. Ah, mi entrano le cose negli occhi, tipo. Oh, cielo. Che caspita è successo qua, dai. Io ho messo il mirino, però effettivamente posso mettere anche adesso. Ma devo fare un po' mento locale. Kit sempre meglio averli al massimo. Andiamo di reflex. Altrimenti potrei... scusami. Effettivamente, giusto per variare un pochettino, potrei mettere il silenziatore
I danni sono molto ridotti, ma vediamo, potrei fare così e il mirino 4 per e il Tigar diventa un'arma aggressiva se gli metto, ma dipende dalle munizioni, quindi come faccio? Adesso capisco perché qui dice caricatore in grado di contenere 18 sfere d'acciaio, 6 capsule. Ecco in che senso capsule. Come faccio però a cambiare munizione? Scusami, non mi dire che dovevo fare qualche modifica particolare dall'Aurora e adesso non lo so più fare. Meno che il tipo in realtà non si è rifugiato là in quella torre da qualche parte. Ah, fantastico, ho finito i filtri. La prima volta che mi capita una cosa del genere. Caspita, ho finito i componenti. Ma che accidenti! Accidenti a voi. Fantastico, mi si è bucato il coso. Com'è che si riparava questo? Ok, questa è una gran figata. Mi era già capitata. Vedete, quando si crea un buco nella maschera, Artyom lo rattoppa con un pezzettino di nastro. Si sale da qui, accidenti. A volte è così, raga, nei giochi. Ti perdi un angolo, 5 cm di schermo poco illuminati, o perché c'hai altri pensieri o sti cavoli, e vai in giro per 10 minuti sprecando tempo e risorse. Caspita se lo vogliono. Però adesso c'ho st'arma depotenziata finché non... Oh, si è surriscaldato il silenziatore. Mi suppongo sia meno efficace nell'attutire i rumori. Ma è possibile ho così poche risorse? Forse dipende dal fatto che a fine capitolo l'Aurora si ciuccia un po' di risorse per sopravvivere. Quindi è una meccanica per bilanciare, un pochettino annullare tutto il farming che uno si può fare. Vai, illuminaccio con l'arma scarica. Vabbè, a parte gli scherzi, sta roba non ha senso. Fatemi craftare un po' di cartucce. No, come non detto, vero, non si possono craftare. Brutta situazione, così pochi componenti chimici. Scarica molto lentamente adesso la batteria.
Hai fatto un errore a venire qui. Mi arrendo! Proprio distinto ho premuto e manco ho avuto tempo di pensarci effettivamente. Ah, che roba è questa? Vabbè, l'arma che aveva Artyom all'inizio, no? Che allora non è il devastatore. Me l'ha pure lasciato scarico quel tipo. Beh, ha senso. Ecco perché mi ha attaccato con l'ascia. Aveva consumato le pallottole difendendosi dai cosi. Forse la tempesta è finita? Sì. Beh, qui il contatore Geiger è inutile. No, che dico, ci saranno radiazioni anche qui comunque. E sto coso è inutile. Bene, posso tornare all'Aurora, credo. No, la bussola punta. Bussola punta qui? What the fuck? Ah, troppo sparpagliati. E invece? Ah no, ho preso solo uno. Quello si è fermato proprio. Ah, e invece? Quindi lanciamo sassi o lancio molotov. Sì, st'arma mi è proprio inutile in queste circostanze. Denti a te. Resta giù, no, eh. Si colpisce, vogliono. Ah, posso guidarlo. Sto coso è una chiave. Non l'avevo capito, sinceramente. Che non ci sia modo di scambiare due parole con i proprietari del furgone, no? Peccato siano così silenziosi. Il furgone però è grandioso. Non sono solo quattro ruote, ma anche un rifugio mobile in caso di tempesta. Direi che pare fatto apposta per la tua prossima missione. Dovrai guidare un po'. Mentre tu giocavi con la sabbia, io ho trovato delle antenne e il centro di comunicazione dovrebbe averne. Credo sia in quel faro. Vai a dare un'occhiata. È un faro davvero enorme, non potrai non notarlo. Io devo finire di perlustrare l'area. Una volta finito, credo che ti raggiungerò lì. A dopo! Sì, ok. Non lo chiamerei furgone, sto coso. È uno scarto di metallurgia, anzi, un residuo di ruggine. Però, nella fretta io ho dimenticato di guardare se da lassù magari ci sono cose da inquadrare. Facciamo una cosa, torno su, ve lo taglio ovviamente, e torno anche all'Aurora per sistemare questo discorso delle armi. Ma è completamente sgangherato sto coso. Infatti Artyom è tipo, ma come si guida sto robo? Assurdo. Vabbè.
C'è la radio? No, pretendiamo troppo. Vabbè, in realtà Artyom ce l'ha la radio, ma non... o magari quella musicale della macchina. Ascoltate tutti, il barone sta per parlare. Ascoltate tutti, parla il barone. Bene. Ah dai, non posso batterla. Da ovest sono alla nave finalmente. Dovrebbero essere gli ultimi. Tornado, vai là. Tenete una quelli in buono stato da vendere al sud e metti in un regime di addestramento speciale. E questa volta assicurati che i ragazzi del sud non si lamentino che li stiamo mettendo merda mezza morta. Capito? È tutto per tutti. Il barone ha parlato. Vabbè, grazie al cielo anche questi non sono esattamente ben organizzati. Il resto cosa comunque è abbastanza un casino. Cercando di tornare all'Aurora. Ok, qui ci sono i binari. Proprio driving into the sunset. Artyom, tu avevi tante cartoline. Ah! Come si chiama sta pratica? Ogni volta me lo dimentico. No, lì ci sono stato prima. Ho trovato una nuova arma. Adesso la vediamo. Utilizza il calibro nuovo. Quello dei proiettili da cecchino, ecco, chiamiamoli così. Tipo la valvola. Forse è la valvola, anche se l'ho trovata con una canna cortissima. Dicevo, Artyom è abituato a paesaggi su cartolina di posti veri. Cioè, scusatemi, di posti celebri. Anche sti paesaggi però sono da cartolina. Che bello. Ciao, mi ricevi? Passo. Mi sento forte e chiaro. Perché avevi interrotto la comunicazione, Anna? Ah, hai dovuto ritirarti? Innanzitutto perché ti sei avvicinata? Piantala. Il contatto con il nemico è proibito. Devi agire con la massima attenzione. Ripeto, il tuo incarico è di osservare e basta. Mi ricevi? Vai a rapporto ogni mezz'ora. Passo e chiudo. Ok, Anna si è fatta sentire. Invece no, è il devastatore. Ok, ma forse è un po' diverso dal... Oppure no, aveva un altro nome, quel mega fucilozzo con cartucce shotgun che sparava a ripetizione. Accidenti, non mi ricordo. Questo è lo shotgun successivo che sostituisce la doppietta di Metro 2033. Comunque adesso mi organizzo un pochettino. Ah sì, è proprio la valvola, esattamente. Tante opzioni. Ascoltate tutti, il barone sta per parlare. Ascoltate tutti, parla il barone. Grugno, che succede alla pista d'atterraggio? I ragazzi dicono che brulica di mostri. Quanto tempo fa ti ho detto di andare a ripulirla e raccogliere tutto il materiale utile? Specialmente le armi. Perché cazzo un sacco di ottimo materiale viene sprecato così? I ragazzi lo stanno saccheggiando, litigano per il bottino e se ne sbattono che tu sia il responsabile del posto. Sei a corto di uomini, non sai gestire la responsabilità. Ok, basta dirlo. Ma se pensi di poter trovare e produrre risultati, altrimenti potrebbe sembrare che mi stai mancando di rispetto. È tutto per tutti. Il barone ha parlato. Sembra proprio un coglione sto barone. Questi sono i suoi altarini, la foto del duce. Comunque... Ah wow, sono tornato qui? Beh sì, ok. C'è parecchio da camminare. Ci sono vari punti e mi sa mi conviene esplorarli strada facendo. Comunque ho messo la valvola che ha, vedete, il calibro speciale. È a colpo singolo. Sicuramente farà un casino di danni. Questo qui è il T-car. Veramente un fastidio che il giocatore è obbligato ad averlo tutto il tempo. Proprio non ha senso sta roba. E sì, posso cambiare
mettere l'altro tipo, quello esplosivo, ma da quello che ho visto non sembra un granché. Diciamo che forse mi converrebbe. Ma vabbè, andiamo così per ora. Io ci scherzo molto con sto furgoncino, ma dopo 20 anni di Apocalisse, sta una roba rara e preziosa. Si vede del fumo lì all'orizzonte. Caspita. Che bello, li posso investire. Sì, caspita, so geyser. Chissà se è una roba naturale o qualche tipo di anomalia. Ho capito verso dov'è che punta la mappa. Wow, che roba è? Beh, sicuramente la mappa punta a sto coso, quindi. Ah, prendono fuoco da soli, non. Non possono essere dei pozzi di petrolio. Oh. Qui rotola campo che si incendiano. Questo pulmino sfida tranquillamente e prepotentemente la forza di gravità. Che l'obiettivo è lì, ma vorrei prima fare sti quattro punti interrogativi strada facendo. Tutto un continuo cigolare, scricchiolare. Questi sono schiavi, forse, costretti a recuperare pezzi di ferro? Vediamo un po'. Io non posso neanche stordirli. Mirza? Strano Mirza, non conosco questo Mirza. Nuovo Mirza, cattive notizie. Del vecchio Mirza, cattive notizie. Tutti, sì, ok, cattive notizie. So tutti schiavi. Va bene, esploro sto rottame di ruggine. Dai Artyom. No, eh. Eroe della metro sconfitto da 20 centimetri. Thank you.
conosco te, no? Vieni a controllare noi, sì? Vieni dal barone, dalla torre, sì? Perdona, Mirza, io, stupido schiavo, non so niente, niente! Mirza. Padrone è là sopra, sì? Padrone sa tutto, sì? Ebbene sì, schiavi tu. Beh, non mi sorprende. Sacra fiamma, sei grande. Tu controlli l'universo. Tu dai la vita. Tu fai padrone grande, quasi come tu. Dai a padrone forza di proteggere tuo. Ciao, ti giro pure in tondo, manco te ne accorgi. Questi ci stanno con la testa. Chi sei tu? Cosa fai qui? Chi hai fatto entrare? Padrone, non aspettate. Vai via. Non andare là. Bolmaidi, non puoi. Sacra fiamma, punisce. Devo lavorare. Avete rotto le scatole. Prima quelli è la luce, cioè dell'elettricità, adesso questi è la sacra fiamma. Adesso non mi piace. Non io voglio combattere e avere gloria adesso. Sai che devo ammazzare il padrone per liberare questi qui. Tipo ha detto che padrone si trova in cima. Perché mi spuntano ancora sti tutorial iniziali? È un po' assurdo. Razza di stronzo! Non ho fatto niente! Giuro su sacra fiamma! Perché il nemico non viene qui? Io uccido il nemico, padrone, mi vede? Io divento grande guerriero e uccido tutti i nemici di sacra fiamma! Ti saluto. Questi hanno proprio le orecchie piene di cerume. Non sentono niente. Manco a 5 passi da loro. Oh, come l'ho detto, mi sai. Quello ha sentito che ho spento il fuogo. Non era neanche ciò che volevo fare. Ma l'ho salvato il tipo? Si capisce. Questi sono proprio sottomessi. Siamo sistemati proprio bene qui. Potrei restare per sempre. Questo posto è uno sballo. Quel cazzo. Gli schiavi hanno già iniziato a smantellare il fuoco. C'è qualcuno che li sta sorvegliando? Rubinetto. Credo che questo stia dormendo. Dove possono andare? Li teniamo per le palle. Con loro. È un bravo schiavo. Sa tenerli in riga molto meglio. Danart, il bastardo pigrone, sta dormendo all'ombra, ci scommetto. E allora? Lasciamolo dormire, cazzo. Penso siano gli ultimi, vabbè, abbiamo capito un po' come la situazione, non serve ascoltare tutti i dialoghi. Ciao. Ok. Spero di venire ripagato per il fatto che anche sto giro non sto uccidendo nessuno. Quest'arma non era male. Un po' se c'è qualche appunto. Questa lettera io dichiaro a te una carogna che si fa chiamare il barone, che io sono il capo della mia gente, non uno sporco traitore nominato da te. Nome di tutte le persone del Libero Canyon, ti dico che non saremo più spaventati da te e che non ci sottometteremo neanche ai tuoi scagnozzi.
Abbiamo abbastanza. Non tolleremo di essere adunati come bestiame. Intanto qua mi sembra che questi siano schiavi. Vediamo al volo. Accidenti, che volo ho fatto. A proposito di volo, vediamo al volo se il tipo ci dice qualcosa. Che in teoria li ho liberati adesso, no? Ok, questo non è neanche riconoscente. Fantastico. Va bene. Penso che da lì in su ci sarà il cavo dal quale scendere. Comunque, se dei giovani che hanno visto il vecchio mondo, o che ne sanno poco e niente, creassero questi culti strani, l'elettricità è il male, la sacra fiamma, eccetera, eccetera, potrei capirlo. Siamo stati contattati da una donna del posto, giù. I banditi hanno assediato il faro dove si trova. Se la aiutiamo, ci aiuterà a trovare il centro di comunicazione. Non possiamo farci sfuggire questa occasione. Aiutiamola, ma stiamo allerta. Forza, qui Miller, passo e chiudo. Donna del posto? Sembra poco probabile per via delle premesse. Potrebbe tranquillamente essere una trappola. Questo coso? Accampamento così di fortuna. Accampamento trappolato, cioè. Mi sa che è di sopra. Sarà un po' un casino spostarsi. Dicevo, potrei capire se culti del genere nascessero da persone giovani che non sanno nulla o quasi del vecchio mondo. Ma qua è tutta gente comunque adulta. Persone che hanno l'età di Artyom, molte anche qualche anno in più, decisamente. Quindi, cioè, boh. Deve esserci anche un mix di pazzia collettiva, di la società andata a scatafascio, e magari anche le radiazioni non credo abbiano fatto bene a le capacità mentali. Parecchio ripido qua. Senti, magari parcheggiamolo. Coniglio transgenico. Ok, è l'ultimo coso che resta. Deve essere quello. Magari so sempre ste pozze. No, è per di qua. A proposito, vediamo se da qui. Questo non lo segna sul serio? Assurdo. Beh, da lì sicuramente si avrà un'ottima veduta. Potrò vedere eventuali posti ancora non mappati. Era questo il posto mappato? Beh sì, non tutti i posti sono grandi o con chissà quali risorse.
quasi tentato di andare qui a piedi. C'è gente? Sì. Ah, li voglio stordire. Perché nella mappa del Volga c'erano i banditi e i malati dell'elettricità. Erano due fazioni diverse. Qui ci sono gli schiavi. Ma questi sono sempre banditi, quindi... pure scottato. Ma perché mi sono fatto quella canna? Adesso mi è venuta una fame assurda. Ci posso credere, potrebbe essere uno dei dialoghi più strani che ho sentito di un NPC. Dai, io ci provo. Ecco, fine. Fine della furtività. Ma si chiama anche le munizioni nel frattempo. Io ci provo lo stesso. Quest'uomo ha i pugni nelle mani. Che risorsina qua. Beh, questo posso vederlo anche dopo, effettivamente. Ti si spara finché puoi. Sto venendo a prenderti a cazzotti. Dove siete? Dove siete? Rimasto solo quello qua su, credo. Poverino, non sa ancora che... sto per fiondargli 20 cazzotti in faccia. Ta-dan, 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 ta-dan. Buongiorno. È un po' assurdo tutto ciò, ma anche molto simpatico. Va bene, sì, non si possono neanche lamentare e dire che sono violento. Questa roba neanche è segnata. Assurdo. Sentono un po' di spari. Certi posti comunque sono abbastanza una fregatura. Tipo quel punto interrogativo lì in basso è una tana di cosi, come c'erano anche sul Volga. Però devo per forza camminare fra le varie tane per farla spuntare sulla mappa. L'icona intendo. Quindi è molto scomodo. Senti, sento un po' di spari forse. Conviene andare a piedi. Qua c'è un bivio. Beh, quella parte magari la spotteremo da qua su. Va bene, il duce, il barone. Il barone sta per parlare. Cala. Ascoltate tutti, parla il barone. Peste di cazzo, cosa ci vuole a prendere una sola ragazza con un'intera squadra? Quindi ne ha già uccisi una dozzina? Beh, se non accendete il cervello ucciderà anche tutti voi. E poi verrà a suonare alla mia porta. Quella strega è già diventata una leggenda tra i selvaggi. E se continuate a comportarvi così, inizieranno anche a venerarla. Non me ne frega un cazzo di dove la prendete. Per me potete anche dar fuoco a tutta l'isoletta. Ma se oserete tornare a mani vuote, domani mattina canterete in falsetto. Che idioti. È tutto per tutti. Il barone ha parlato. Vabbè, forse un po' esagerata sta roba che sta tipo a quanto pare da sola riesce a tenere in scacco non so quanti. Scusami, non finisce le munizioni prima o poi. Voi ste imboscate del deserto. Vediamo se ti passa il vizio.
non ti avvicinare. Come vuoi. Oh, fermi. Ok, coltelli a lancio non li uso praticamente mai. Coriaceo. Ho capito se mi conviene andare per di qua a piedi o se devo prendere quella macchinetta. Io sì, magari li avrei anche potuti evitare. Sto cercando di capire. Vattene, ti conviene. C'è un'antenna. No, ok, sicuramente ci si arriva da sopra. Per arrivare sopra bisogna utilizzare sta macchinetta, credo. Quindi è stato tutto uno spreco di risorse, ma vabbè, valla a sapere. Bloccato. Serve una chiave. Accidenti. Vabbè. Comunque penso sì, l'ingresso è qui. Grazie per avermi raccontato come vi ha fregato. Lo spasmo della morte. Sul serio? Un beota si è messo a fumare in questa cava. Ma suppongo sia un suggerimento del gioco per dirti di non accendere l'accendino se per caso vuoi più luce. Oh, io sono Artyom. No. Ma aspetta, ricarico. Com'è possibile? Non riesco. Ma prendi questo. Sono costretto. Ma a che cosa sto assistendo? Per te. Ma cos'è sta roba? Oh, ma ha costretto lui. Vabbè, è stato tutto un po' discutibile, ma vabbè. Filtri. Sì, ero rimasto un po' a secco, quindi fa piacere. Vabbè, che sta pure messo le trappole di MacGyver. Sotto credo ci sia la morte, ma andiamo a controllare per sicurezza. Sì, la morte. Accidenti, il tutorial, caspita. Sei manco bravo a controllare gli angoli a quanto pare. Merda, mi devo avvicinare, da qui non si vede granché. Non so chi è che fa più schifo, io a nascondermi o loro a cercarmi. Io ho i pugni, io ho i pugni, io ho i pugni.
Ai ai ai. Poi tipo Artyom prende a cazzotti pure gli elmetti d'acciaio, non gliene frega niente. Quella stronza ha messo tutte queste trappole. Dobbiamo punirla per tutte. Cosa abbiamo qui? È una scordiglia schifosa. Quello è impegnato, quindi... Ah, questo è già andato. Una postazione sicura. Sì, guarda quanto è sicura che muori. C'era l'icona. Ok. Grazie per averla disattivata. Cioè sì, ma quale Rambo si è barricato qui? Rambo in gonnella. Si è barricato qui mettendo tutte ste trappole. Da quanto tempo? Scusami. Guarda qua. Luce. Stiamo avvicinando alla cima. Comunque mi sto riprendendo il discorso delle risorse perché ne avevo un po' pochine. Guarda, 259 adesso posso fare tutti gli hits che mi pare. Vabbè. Cioè, qui sarà un po' difficile fare il tirapugni. Da dietro. Manda giù l'ascensore, stronza! Non puoi ucciderti tutti, troia! Che cazzo sei tu? Ma l'ho visto? Sì. Arrivo. Quanto è scema sta cosa? Perché lo sto facendo però? Non puoi fuggire dai miei pugni. Quello c'ha 72 kg di armatura d'acciaio addosso. Io gli faccio un montante e lo stendo. Va bene. Oh, tu non sei cattivo, credo. Non potete uccidermi abbastanza in fretta. Prendi questo. Sì, sì, ricarica che ti conviene. Vedi, questi sui miei pugni hanno bisogno di essere ricaricati. Arriva un'altra ondata? Vabbè, se lo decide. Questi sono gli schiavi. Hai ucciso i miei nemici, perciò sei mio amico. La porta sì. È bloccata. Mando giù l'ascensore. Oh, ora io uccidere te. Sì, prima mi spolvero tutto quanto, se non ti dispiace. Mi spazzolo le risorse. Nuovo fucile. Ok, vabbè, adesso tanto dopo sta sequenza ci sarà sicuramente un piano da lavoro. Lampadina, non è... Ah no, accendi, ok. Perché prima, in un pezzo che vi taglierò perché ho esplorato una cabina, era una safe room, diciamo. Un luogo di riposo. Se non ho visto male, mi ha fatto raccogliere una lampadina. Però
Però non era parte di equipaggiamento di qualche arma, quindi boh. Ops. Va bene, credo di aver ripulito tutto. Ok. Questo coso qui è l'ascensore, presumo. Ok. Ok, l'ha considerata azione positiva. Bailer, come li chiamiamo noi, hanno schiavizzato la mia gente. Volevano mettere in catene anche me. Meglio la morte. Faro, mi senti? Faro, rispondi. È lì il nostro uomo, Faro. Sento forte e chiaro. Il tuo uomo mi ha aiutato. Vi sono debitrice. Ma perché siete qui? Per 5 anni non ho visto nessuno eccetto i Munai Bailer. Jude, cosa sai delle antenne vicino al tuo papà? Prima della guerra c'era un centro di comunicazione. Mia madre lavorava lì. Era un ufficiale. È abbandonato da un bel pezzo. Sono andata lì dopo la guerra a cercare tracce di mia madre, ma non ho trovato niente. Abbandonato? Jude, noi ti abbiamo aiutato. Tu potresti ricambiare il favore accompagnando il nostro uomo. Bene, vi aiuterò. Artyom, devi trovare l'archivio. Dovrebbe essere vicino al centro di comando. Cerca delle fotografie scattate dopo la guerra, a partire dall'anno 2013. La Mir sarà lì tra poco, puoi contare su di lui. Qui Miller, passo e chiudo. Se vogliamo andare, andiamo adesso. Prima che ne arrivino degli altri. Se devi riparare qualcosa, usa il tavolo da lavoro. Sì, ok, ripeto, completamente assurdo che questa da sola riesce a difendere sto posto da chissà quanto tempo. Tu sei intelligente, ma non hai scelta. Aspetta, ha detto che da 5 anni non vede nessuno a parte i... come li ha chiamati? I Caballeros. E stai da 5 anni che sopravvive da sola qui. Dai, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma non mi sembrava un potenziamento. No, aspetta, è vero, non avevo trovato un piano da lavoro dove controllare. Era un rifugio, ma c'era solo il letto, non c'era il piano da lavoro. Torcia extra luminosa. La lampadina incandescenza è sostituita da una ad alogeni metallici. Alogenuri metallici, scusatemi. Il cui principale vantaggio consiste nel generare un raggio di luce potente che ha però l'inconveniente di consumare più energia. No. A meno che magari non c'è un posto estremamente buio, ma in quel caso utilizzo il visore notturno. Non ci sono, almeno per ora non le abbiamo incontrate, creature tipo i granchioni di Metrolast Light vulnerabili alla luce. Quindi almeno per ora non ne faccio niente di sta roba. Ah, ho anche trovato quest'altro coso, il levatore di movimento. Ma... cioè, tanto... Beh, oddio, in realtà la bussola... Potrei controllare la mappa, molto più scomodo. Anche è vero che la mappa la controllo comunque lo stesso. Però boh, non mi sembra così utile. Modifiche o pulizie da fare. Parecchio sporca la Tikar, non so perché. Vediamo cosa posso modificare. Questa ancora non l'ho utilizzata in realtà. E questa qui monta gli stessi potenziamenti del Kalash, quindi è un potenziamento del Kalash. Sì. Bulldog.
è vero, non posso ricambiarlo solo dall'Aurora. Quindi per ora ho rinunciato alla doppietta. Vabbè, diamo un po' di mitragliatore. Ok, andiamo Ciccina. Anzi, prima fammi vedere al volo. Ma le antenne sono queste, sicuramente adesso ci andremo. Credo anche di sapere quale sarà il punto d'ingresso, perché prima cercando robe ho visto una scala, sono andato giù un attimino. Però ho intuito che per di là si proseguiva e sicuramente non avrei potuto andare oltre a un certo punto. Tanto mappo un altro paio di cose. Bel paesaggio però, eh. Invece da sto lato. Pronto? No? Sbrigati allora, non abbiamo molto tempo. No, non mi fa vedere. Eppure per di là non si sa ancora cosa c'è. Vabbè, vedremo. So. Siamo parecchio in alto. Prima della guerra qui era bello. Ricordo il mare. Avevo 5 anni. Mia madre era giovane. E viva. Ora c'è solo il deserto. Gli animali sono diventati mostri. Le persone sono diventate animali e la mia gente... Ora sono schiavi. Sono stati i cani del petrolio a trasformarli in schiavi. Il mare è sparito, ma il petrolio è rimasto. Quindi sì, è petrolio, anche quello... Sono rimasti giovani e obbediscono tutti ai loro padroni. I Munai Bailer dicono di essere gli dei del fuoco. E i giovani ci credono. A me non sembravano tanto giovani comunque. Mia madre è morta 5 anni dopo la guerra. Sono rimasta sola. Ok, adesso si è capito il perché della la venerazione della fiamma, un po' lo sospettavo. Vorrei utilizzarlo sto gioiellino. Alla prima occasione ci divertiamo un po'. Gli ha mica dato un calcio. Si è da questa parte. Posso farti da guida. Ci sono stati, ecco qui. Come aprire la porta. Ma non sono mai scesa giù. Ci sono i ragni. Vabbè, questa resiste a ondate e ondate di nemici. Ha paura di ragni. Vabbè, ecco, se ti camminano in faccia posso capire il disgusto. Ero arrivato qui.